Salve ragazzi, sono Andrea Bruno, molti di voi già mi conosceranno per i miei racconti che scrivo in internet e soprattutto per le mie geniali invenzioni. Questa volta vi voglio parlare di una invenzione, di una idea rivoluzionaria in grado di cambiare il mondo. Non è un segreto per nessuno che attualmente gli stati, i paesi, le nazioni e anche le coalizioni sono tutte legate da vincoli, economici, soprattutto fondati dal punto di vista di autonomia energetica. Noi abbiamo dei paesi come ad esempio l'Italia, ma tutti i paesi europei che sono tenuti al cappio, non hanno una reale indipendenza energetica, per cui sono sottoposti alla merce di poteri forti, e chi vuole comandare il mondo, in primis abbiamo visto gli americani che cercano di impadronirsi e di estendere la loro influenza geopolitica in diverse aree del pianeta. Per poter comandare realmente, devono riuscire a mettere mano sulle risorse. Questo fa si provoca anche delle guerre. Abbiamo visto la guerra, per esempio, in Libia di recente, dove Gheddafi era stato accusato ingiustamente, purtroppo questo si è saputo dopo. L'abbiamo visto in Iran, tuttora, che si cerca di trovare delle scuse per poter mettere le mani su quel territorio. L'abbiamo visto in Siria, dove attualmente ci sono dei giochi forti di prestigio internazionale che vogliono far vedere la Russia nei confronti del mondo come uno stato difensore degli stati canaglia. Lo abbiamo visto in Iraq con Saddam Hussein, anche lui che era stato giudicato dalla stampa in maniera ingiusta, senza sapere tutti gli elementi, sulla base anche di informazioni che erano errate, diffuse dal congresso americano. E, praticamente abbiamo visto in tantissime occasioni che il fatto che i paesi sviluppati non sono indipendenti dal punto di vista energetico porta ciò a delle guerre, porta a delle guerre con dei pretesti create d'arte per far sì di impadronirsi delle risorse importantissime. La mia invenzione darà modo a ogni paese in via di sviluppo di essere realmente indipendente dal punto di vista energetico. In cosa consiste la mia invenzione? La mia invenzione, dal nome ECAC, è un'invenzione che permette ad ogni famiglia di produrre nel suo piccolo piccole quantità di energia, piccole quantità di energia che prodotte su scala nazionale renderanno il nostro paese in parte indipendente dal punto di vista energetico. Quindi il nostro paese e anche gli altri paesi che adotteranno la mia invenzione riusciranno a ribellarsi dal vincolo energetico mondiale, riusciranno ad avere realmente una propria autonomia e a risollevare le proprie finanze. Ecco, il mio ECAC è un'invenzione abbastanza semplice e prende spunto, diciamo, è una evoluzione di un'altra mia invenzione precedente. La mia invenzione precedente, ve la spiego brevemente così non c'è bisogno che andate a vedere l'altro video, si tratta di una tazza del cesso che ha un sistema di aspirazione. Il sistema di aspirazione, prima che l'acqua cada nello sciacquone, aspira i liquami. Ecco, l'ECAC è una variante di questa invenzione. Consiste nel far sì che il sistema di aspirazione, che agisce prima che cada l'acqua nello sciacquone, convoglierà questi liquami in una speciale cisterna, in una cisterna adibita a produzione di biogas. Il biogas è il sistema di produzione di biogas, è abbastanza diffuso, è una tecnologia già consolidata, esiste. Praticamente questi liquami aspirati andranno a finire dentro in una cisterna di stoccaggio con aggiunta di speciali batteri.
riusciranno a produrre del gas metano che a sua volta potrà o essere trasformato in altre fonti di energia, per esempio tramite dei generatori può essere convertito in elettricità, oppure essere direttamente utilizzato per la produzione di calore, quindi abbasserà i costi sul riscaldamento, oppure anche per uso domestico. Ecco. Questa è un'invenzione molto importante perché è semplice da realizzare, permette a chiunque, a qualsiasi famiglia, permetterà di produrre della energia gratis, l'energia da nulla. Poi sappiamo benissimo che i paesi sviluppati, siccome anche la gente mangia di più, va di più al gabinetto, produrranno molta più energia anche del loro fabbisogno, per cui è uno strumento che quando prenderà piede a uso, diciamo, a livello capillare per l'uso domestico, renderà realmente indipendenti le famiglie dal punto di vista energetico. Ecco. È una invenzione, per così dire, fondamentale per questo millennio. Probabilmente sarà l'invenzione più importante del centenario, del secolo in cui viviamo adesso. Ecco, non sarà sicuramente l'invenzione più importante del millennio, però un'invenzione che riuscirà a dare l'indipendenza energetica ad ogni paese e ad ogni nazione. Ecco. Vista l'importanza di questa idea, di questa invenzione, prego a tutti coloro che per esempio lavorano nell'ambito web o hanno possibilità di divulgare questo filmato, di divulgarlo e rendere disponibile a tutti questa idea, un'idea da me ideata che rendo open source, per cui ognuno può aggiungerci dei particolari. Io ho già realizzato un prototipo dell'invenzione 1.0 e sono già all'opera per creare un prototipo funzionante. La mia casa sarà la prima casa dotata di ECAC, per cui inviterò anche sette scienziati a livello mondiale per dimostrare loro, poi loro relazioneranno chiaramente quello che hanno visto, per mostrare che la mia invenzione è realmente efficace e funzionante. Ok ragazzi, per oggi è tutto e noi ci vediamo alla prossima.